Bentrovati a un nuovo appuntamento con il Domenicale, oggi quinta domenica del tempo ordinario. Apre la liturgia della parola un brano tratto al libro di Giobbe che ci mette dinanzi una considerazione abbastanza semplice. La vita dell'uomo è breve, sicuramente una minuzia rispetto a come il tempo viene visto da Dio, e spesso la vita dell'uomo è segnata dall'esperienza della sofferenza che piega il nostro animo. Risponde alla prima lettura del Salmo, che è un vero e proprio canto di lode verso il Signore che dà sollievo all'uomo in ogni sua tribolazione. Nella seconda lettura l'Apostolo Paolo centra subito la questione affermando che se lui annuncia il Vangelo è perché chiamato da Dio e quindi non ne può fare a meno. È un'esigenza costitutiva di Paolo stesso, poiché ha riconosciuto di essere inviato dal Signore, non lo fa perché è un buon lavoro e è a buon mercato, ma perché non può che essere annunciatore del Vangelo in modo fedele. Il Vangelo di oggi ci mostra una giornata tipo di Gesù, ma prima di soffermarci sul Vangelo, ascoltiamo il riassunto della settimana. Questa settimana, quarta del tempo ordinario, la liturgia ci ha messo dinanzi il capitolo quinto e il capitolo sesto del Vangelo di Marco. Soltanto martedì 2 febbraio abbiamo letto il testo di Luca 2:22-40, la presentazione al Tempio nella festa del Signore. In effetti anche il sabato abbiamo avuto la memoria dei martiri coreani, ma la liturgia ha proseguito leggendo il testo di Marco 6:30-34. E allora in questa continuità di lettura diamo un'occhiata ripartendo proprio da lunedì 1 febbraio. Il testo che ci è proposto è quello di Marco 5:1-20. Un incontro molto inquietante, con tutta una dovizia di particolari su questo indemoniato ormai completamente separato dalla civiltà, che Gesù riporta alla sanità e addirittura lo rende suo araldo, suo annunciatore. In fin dei conti, tutto quello di cui non si riesce a tenere sotto controllo, a comprendere, a gestire, si ha paura. E Gesù appunto è venuto per scardinare le nostre paure e per dire in un modo nuovo e molto concreto che Lui è il Salvatore e quindi anche il liberatore da tutte le nostre paure. Gli abitanti di Gerasa però non la pensano così e chiederanno al Signore di allontanarsi. Martedì 2 abbiamo celebrato la festa del Signore, la presentazione al Tempio, 40 giorni dopo il Natale del Signore. Alla festa dove i due anziani, che sono un po' il simbolo dell'Antico Testamento, accolgono il Messia, lo riconoscono e ne annunciano anche il destino, in particolare Simeone, che lo definisce segno di contraddizione perché i cuori di molti siano svelati. Mercoledì 3 febbraio abbiamo continuato a leggere il Vangelo di Marco e abbiamo iniziato il capitolo 6, i versetti 6:1-6. È l'inizio della sezione dei pani, ma soprattutto è un inizio con un atto forte di incredulità. Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, dirà Gesù, e proprio per la loro poca mancanza, per la loro mancanza di fede, non potrà operare molti miracoli. Giovedì 4 invece abbiamo letto in prosecuzione il testo di 6:7-13, il testo di Marco, che ci racconta l'istituzione della missione dei suoi apostoli. E Gesù li associa anche alla sua capacità di guarire, cioè gli dà un potere completo e gli affida dunque il suo stesso mandato in questo mondo. Venerdì 5 abbiamo letto, anche qui in prosecuzione, il testo di Marco 6:14-29. Molto famoso è il testo dell'esecuzione di Giovanni Battista da parte di Erode. Il testo ce la descrive però mostrando l'assoluta prepotenza di Erode. Giovanni Battista non dirà neppure una parola, fa tutto Erode. Il giuramento, lo si rattrista, eccetera. Purtroppo la prepotenza può far crescere una pianta all'interno della nostra vita che può oscurare anche dei buoni sentimenti, alla fine essere anche la radice
purtroppo, di una vera ingiustizia come quella commessa da Erode nei confronti del Battista. Infine, sabato, abbiamo ancora letto il testo di Marco 6:30-34 in continuità, un testo molto significativo dove la gente opprime un po' il gruppo apostolico e Gesù chiede che si riposino un pochino perché non avevano neppure il tempo di mangiare. La vita apostolica, tutte le vite apostoliche hanno un denominatore comune: la fatica. Il mettersi al servizio significa l'espropriarsi dei propri spazi privati, del proprio tempo, mettersi veramente in pista. E questa è la parte alle volte più complessa, più difficile, però quella che poi definisce l'apostolo che si dona e generosamente si pone a servizio da chi, in fin dei conti, apostolo non è. Il Vangelo di oggi ci presenta una giornata tipo di Gesù, una giornata tutta che si svolge a Cafarnao. Esce da sinagoga Gesù, dove abbiamo ascoltato domenica scorsa compie un esorcismo, ed è una giornata che passa insieme ai suoi discepoli. Si reca nella casa di Simone, dove per prima cosa guarisce la suocera di Simone. Ma comunque una giornata familiare, una giornata certamente insolita per certi versi, non fosse altro per questa folla che viene montando di fronte alla soglia della casa di Simone, e una folla dalla quale Gesù sembra volersi esimere, sembra voler fuggire quasi dalla folla. Infatti chiude il Vangelo di oggi un'immagine di Gesù solitario nel deserto, che si ritaglia uno spazio tutto per sé, per la preghiera, lontano dalla folla, lontano dai bisognosi, lontano da coloro che gli chiedono di essere guariti. L'immagine che ci viene offerta questa settimana da Monica Michelotti ci aiuta a guardare in questa prospettiva il Vangelo di oggi. Un Vangelo che appunto ha due momenti. Potremmo dire quello pubblico, quello legato a Gesù che guarisce molti malati da ogni tipo di infermità, e uno privato, quello che Gesù vive in solitaria. In mezzo a questi due momenti vi è, in un certo senso, il cuore, che è il tempo passato da Gesù con i suoi discepoli. E quindi potremmo avere tre spazi da considerare nel Vangelo di oggi. Uno spazio che è quello familiare, evidentemente, dove la conoscenza con il Maestro cresce e può radicarsi e può portare pienamente frutto. Uno spazio pubblico, che è quello che, per quanto legato a eventi anche spettacolari, però rimane meno incisivo, quello dell'incontro con la folla. E poi lo spazio intimo, quello del raccoglimento, dell'essere nella comunione, nella piena comunicazione con Dio, che in qualche modo diventa sostegno per tutto il resto, diventa motore per il vivere e portare avanti l'opera di evangelizzazione, di annuncio del Vangelo. Che poi a soffermare la nostra attenzione su questo ultimo aspetto, ce lo suggerisce proprio la chiusa del Vangelo di oggi, perché Gesù, di fronte al fatto, alla considerazione che tutti a Cafarnao lo cercano, perché evidentemente avere un guaritore a portata di mano dell'efficacia di Gesù fa comodo a tutti, però Gesù orienta l'attenzione dei suoi discepoli, che poi sono gli unici con i quali rimane, verso un'altra direzione, verso un altro scopo. Bisogna mettersi in cammino, bisogna andare per altre città della Galilea, bisogna annunciare il Vangelo. In un certo senso l'accento viene messo proprio su questo aspetto. Gesù è sì colui che libera l'uomo dal male, da ogni tipo di male, ma tutto parte da un annuncio, di un messaggio, di una parola che deve essere accolto e fatto crescere nella propria vita. E quindi non ci può essere, potremmo dire, sperimentare pienamente
la forza, la potenza del Cristo, se non a partire dall'accoglienza del suo messaggio, del suo Vangelo, che è proprio ciò per cui egli è venuto, portare un messaggio di liberazione che poi nei fatti si manifesta. Per oggi ci fermiamo qui, spero che abbiate gradito la puntata di oggi, un arrivederci a tutti voi alla prossima settimana e buona domenica.